Allora, andiamo avanti perché voglio mostrarvi, gente, perché la luce del giorno si trova in tre luoghi e questo smantella la mappa azimutale. Qui c'è la Tasmania, qui c'è la città del Capo e qui c'è Ushuaia. Qui c'è la parte dove è notte. Come fa ad esserci la luce proprio sulla Tasmania, la luce proprio qui in Ushuaia e non al Polo Nord? Come fa ad esserci la luce qui, qui, qui e qui è notte, proprio qui? Proverbi 16:18. L'orgoglio viene prima della rovina e prima della caduta lo spirito alterato. Il riflesso della luce è in grado di creare tante bellissime illusioni ottiche. Vediamo cosa succede cambiando la forma di queste lenti. Ed ora torniamo alla forma originale. Adesso invece cambiamo la posizione degli oggetti. L'immagine può invertirsi o capovolgersi. Un raggio di luce è composto da particelle chiamate fotoni. I fotoni sono molto differenti dalle particelle di cui è composta la materia. Quando un'onda entra ed esce una materia con un certo angolo, la parte sinistra e quella destra dell'onda attraversano la delimitazione in tempi differenti. Maggiore è l'angolo, maggiore è la differenza di tempo dove la parte sinistra e quella destra cambiano le loro velocità. Questo causa all'onda un cambio totale di direzione sia quando entra che quando esce dalla materia. I raggi paralleli di luce, quando attraversano queste lenti, escono allontanandosi uno dall'altro. Se tracciamo i loro percorsi all'indietro, con linee diritte, il punto dove queste linee si incontrano è quello che chiamiamo punto focale. I raggi paralleli di luce che attraversano questo altro tipo di lenti usciranno muovendosi uno verso l'altro. In questo caso chiameremo il punto focale quel punto dove si incontrano le loro traiettorie. Questo è quanto succede quando un raggio di luce entra nella materia dove la sua velocità diminuisce. Se un raggio di luce cerca di uscire dalla materia con un ampio raggio, ruoterà completamente ed il 100% della luce sarà riflesso via. Con l'eccezione della seconda legge della termodinamica, quasi la totalità delle leggi della fisica funzionano nello stesso modo, indietro nel tempo come avanti nel tempo. Questo significa che se il nostro raggio di luce inverte la sua direzione, seguirà esattamente la stessa traiettoria di prima. La simmetria del tempo significa inoltre che, nel caso di riflesso, il raggio di luce
arriva con lo stesso angolo in cui si riflette. Questo perché, se due angoli non fossero uguali, non funzionerebbe con lo stesso tempo all'indietro, come ha fatto col tempo in avanti. Ogni volta che un raggio di luce passa un limite dove cambia la sua velocità, almeno una parte dei fotoni saranno sempre riflessi, anche se alcuni di loro riescono a passare. La ragione di questo e di tutti gli altri fenomeni è perché il riflesso è una caratteristica in generale di tutta la propagazione delle onde. Un grazie a Joel Tunan per questo importante video. Iscrivetevi al suo canale. Genesi 1:7. E Dio fece il firmamento e separò le acque che erano sotto il firmamento dalle acque che erano sopra il firmamento, e fu così. Giobbe 37:18. Hai forse tu disteso con lui il firmamento, rendendolo solido come uno specchio di metallo fuso? Il sole di mezzanotte artico dimostra che la Terra è piatta e rotonda e che la mappa azimutale è corretta. Proverbi 8:27. Quando egli fissava i cieli, io ero là, quando tracciava un cerchio sulla superficie dell'abisso. Isaia 40:22. Egli è colui che sta assiso sul cerchio della terra, i cui abitanti sono come cavallette. Egli distende i cieli come un velo e li dispiega come una tenda in cui abitarvi.